Eccoci qua. Hello boys. Siamo a 3 giorni dal poter andare da Paceman. O Ayman. Ayman. Com'è che si chiama? Fammi vedere come si chiama il tizio. Già me ne sono dimenticato. Incarichi. Taglia un principe. E io vorrei andare a fare questo. Esmai. Ah no, questo qua è quello... quello principale, Esmai. E c'è il nuovo re dei demonietti, consigliante, guerriero, viandante, cavaliere e la il pugnale, l'anello e il manigoldo. E c'è il tizio che frequenta la taverna, occupa 2 giorni, che sono esattamente quello che poi manca a me. Quindi io farei quello, perché dopo se faccio quello da un giorno non ho attività da fare, invece facendo questo da 2... Compra. Bisogna della tomba abbandonata. Se vi hanno incuriosito le voci che circolano sulla montagna di tesori, vi consiglio di stare alla larga. Lì non ci sono soltanto tesori, ma anche uno strano mostro. Quello davvero pericoloso lì dentro è il mostro del tesoro. Detto ciò, non ho molte informazioni circa il suo aspetto. A quanto pare, vi farà addormentare. Sarete in guai seri se vi attacca mentre siete appisolati. Corre voce che ci sono alcuni accessori che impediscono di addormentarsi. Li vendono presso quell'osco negozio di Grandfad, sala del crepuscolo. Inoltre, si dice che quella bestia sia attratta dal denaro. Alcuni testimoni sostengono di essere riusciti a fuggire lanciandogli delle monete. Ora, ho sentito che da qualche parte esistono delle tecniche che utilizzano il denaro. Se aveste qualcosa del genere, lo scontro potrebbe essere più semplice. Non a caso, si chiama Mostro del Tesoro. Dicono che Reiki con sé un bottino che fa particolarmente gola. Se ne avete l'occasione, dovreste provare a derubarlo. Qui ci serve anche un ruba, nel caso. Carne volatile, carne di coniglio, mora. Neanche del latte delicato. Fagioli rocciosi, una spezia fragrante, zucchero di orgo. C'è anche un ragazzino che vende semi sulla via del bestiame. Martira ha una raffinata selezione di prodotti. La gente è gente di campagna che sarebbe orgogliosa di vendere una varietà di semi raccolti. Più che altro... con chi potrei rubare? Lizzara. C'è un comando a ruba da qualche parte? O qua c'è il cecchino. Nelle battaglie veloci fa recuperare RPS. Fermano le colpi, colpo selvaggio. Scrivo perforazione raccolto. E colpi frantumanti. Alchimia. Piccolo somma di denaro ogni volta che un nemico viene sconfitto. Porta fortuna ad uno dei mercanti, schiva fuoco.
cioè, come faccio a rubarmi? Samare karma è utile assai. Rubarlo. E come facciamo a derubarlo? Magari c'è Gallica che possiede un qualche talento. Comunque. Io voglio andare a prendere. Almeno un amuleto che previene sonno. Avvelenamento, paralisi, confusione, oblio, il sonno che costa 11.000. Quello più costoso, ovviamente. Undicimila di nuovo, non posso mai arrivarci. Mai nella vita proprio. Permette di eseguire due azioni consecutive al costo normale di icone turno. Ma a questo punto io... Se è vero che vale così, fare questo cambio. Però c'ho del magla che potrei scambiare. Se viene proprio comodo, lo scambio dal magla. Ci serve 11.000. Amico. Cambia. Tieni, 5.000 me ne dai 15.000. Assolutamente sì. Così abbiamo i soldi per prenderci quantomeno un amuleto. Lo equipaggiamo su di lui, va? E da qua possiamo benissimo andare di nuovo a Marte. Nella piazza principale e ci facciamo un'attività. Allora, tolleranza, eloquenza, coraggio. Con eloquenza non c'è nessuno, non ho visto niente con eloquenza. Va bene, aumentiamo il coraggio.
Vai, salta. Voglio saltare. Letteralmente un bungee jumping. Quindi vuoi davvero saltare da qui? Ok, buona fortuna, io resto qua a guardarti. Bini, sempre che tu sia pronto, allora forza. Non ho scelta. Impiccato? Niente male, ma non deve far malissimo così. Davvero notevole? Uno spettacolo niente male, ti darò qualcosa in cambio, prendi. Sento che saltare mi ha dato un buon coraggio. Avanti. Dunque, queste sabbie lucenti, credi che possiamo davvero fare affidamento su qualcosa di imprevedibile come gli spostamenti del vento? Così parrebbe. I segni continuano ad apparire, proprio come aveva previsto l'indovino. Bene, quindi non serve modificare i nostri piani, prepareremoci al meglio. Oggi è il giorno del riposo, quindi si possono fare un sacco di affari nei negozi. Se ti serve qualcosa per prepararti, questo è il momento ideale. Sento una voce. Chissà come sta quel signore, ma non posso chiedere alla signorina Fabienne. Sì, ci sono incarichi su cui posso fare rapporto, ma non adesso. Piccione viaggiatore, un metodo speciale per consegnare lettere o pacche ad altre persone che sfrutta la capacità di orientamento di questi uccelli. È diventata consuetudine utilizzare i piccioni per consegnare notizie urgenti, poiché questi sono più veloci ed economici rispetto agli ambulanti o ai mercanti. Come suggerisce il nome, i piccioni sono i più usati, ma si possono utilizzare uccelli diversi a seconda della distanza e della velocità richiesta. Non è raro che un buon artigiano riesca a spedire con precisione una lettera attraverso il continente infondendo della magia nella missiva e usando un uccello sensibile al magla. Bene. Io voglio andare. Due giorni. È qui che Cuculus vuole che recuperiamo un anello per lui, vero? Sempre la tomba di un nobile. Vogliamo andare? Non mi fido per niente di lui, ciononostante dobbiamo recuperare il pugnale di Crius. In giro. Gli dice che là ci siano oggetti preziosi che aspettano solo di essere raccolti. Sarebbe un peccato andarsene via solo con un misero anello. Dovremmo fare una sosta notturna, quindi arriveremo domani. E riusciamo a tornare entro domani sera? Lascia fare a me. Beh, fatto che non perdiate tempo. Sì, fammi giusto andare in bagno.
Anche la dispensa che mi dà ingredienti. Latte delicato e delle spezie. Aumenta sempre la fortuna, cioè si può darsi, va bene. Velocità massima. Andiamo. Allora ha deciso, conviene prepararsi persino durante il viaggio stesso. Buonanotte. Allora, Astrol vuole parlare e possiamo anche parlarci. Seguaci come siamo messi. Stroll al 3, Gallic al 2, Hulkenberg al 2. Beh, a sto punto partiamo con Hulkenberg, che sblocchiamo anche la sua. Che cosa dovremmo fare oggi? Quali che siano i dettagli, sarebbe prudente sfruttare il tempo a disposizione per diventare più forte e così avere più possibilità. Abbiamo promesso di allenarci insieme, non è così? Il ponte del trasmettore sembra piuttosto spazioso. Credo che i nostri attacchi non faranno danni lì. Vogliamo iniziare? Avanti. Ammiro il tuo entusiasmo. Chiamiamo anche Stroll. A mio avviso, non c'è niente di meglio che rafforzarci. Un elemento tanto fondamentale quanto trascurato per migliorare la propria tecnica con la spada è riflettere su se stessi. Entrambi avete affrontato combattimenti letali, immagino che ormai sappiate più o meno quali sono i vostri punti di forza, giusto? Io sono molto versatile. Notevole, così come la tua fiducia in te stesso. Molto bene, iniziamo l'addestramento scaldandoci un po'. Beh, prima cosa, mostratemi il vostro passo bestiale. Su, non state bene impalati. Vediamo il vostro passo bestiale. E cosa sarebbe? Dovete camminare in carponi, appunto, come animali. Avanti, marsh! Ma che diavolo, perché lo stiamo facendo? Libera la mente dalle distrazioni, Stroll. Anche se le tue membra gridano pietà, il dolore le sta rendendo più forte. Sei seria? Sarebbe meglio continuare fino a domani, se non altro per accoraggiare quella tua terribile postura. Ma dobbiamo andare avanti, ora, la posa del sauro cornato. Siediti sopra di me, Hulkenberg. Ma non abbiamo ancora finito? Sta cercando di ucciderci? Stroll, la tua respirazione è irregolare. Prova il baricentro, calmati e riuscirai a reggere con facilità persino un macigno. Stroll morto. Ora, passiamo alla scherma vera e propria. È la prima volta che usi la spada d'addestramento? Se riesci a mettere a segno un solo colpo su di me, mi arrenderò. Non temere, la spada è smussata. Continueremo finché non ci riuscirai. Si sono rotte? Oh, beh, ci accontenteremo. Aspetta, cosa? Un momento!
Il vostro avversario non vi concederà mai un attimo di tregua. Dovreste impegnarvi al massimo persino durante l'addestramento. Avanti, Maurizio. Dunque, mentivi quando dicevi di essere determinato a portare a termine la nostra missione? Sì, ancora più duro. Perché tanta agitazione? Agitata? Non so di cosa. Datti una calmata, Hulkenberg. Che senso ha farsi male durante l'addestramento? Finiremo per crollare prima ancora di dover combattere sul serio. Sì, hai ragione. Chiedo scusa. Comprendo la passione che ti spinge, ma potresti anche andarci un po' più leggera con noi. L'addestramento era eccessivo. Era il rigoroso regime a cui un tempo io e Rodante ci sottoponevamo. Rodante è l'uomo che abbiamo incontrato l'altro giorno nella capitale. Colui che un tempo era mio pari è diventato il comandante dei Cavalieri Reali. Pare che io non riesca a togliermi dalla testa le sue parole. Non provo nostalgia per il mio ruolo di cavaliere, né per il prestigio che comportava. Mettendo in gioco il mio orgoglio, ho lasciato quella carica per perseguire la mia missione. Tuttavia, non sono riuscita a trovare il principe e mi sono ritrovata a vagare per molto tempo. Come posso biasimarlo per avermi chiamata cavaliere in disgrazia? Come potrei negarlo? Non devi preoccupartene. Certo, riflettendoci razionalmente lo so, eppure... Quando lasciai la capitale, lo feci col solo scopo di aiutare il principe, ma a volte non posso fare a meno di pensare che avrei potuto fare molto di più se fossi rimasta lì come cavaliera, che forse avrei potuto intraprendere una strada migliore. Ma basta parlare col senno di poi, non ho intenzione di cambiare ora il mio percorso, ho già deciso di andare avanti insieme a te per il principe. Sblocchiamo il cavaliere magico. Non andremo lontano con le spade rotte, però chiudiamo qui il nostro addestramento e acquisteremo di nuovo non appena sarà possibile. Di un po' Maurizio, le nostre peripezie ti hanno messo appetito? Prendi uno di questi brucchi essiccati. Sono ricchi di sostanze nutritive e perfette per riprendersi dopo l'addestramento. Non lasciate impressionare dal fatto che sono insetti. Hulkenberg che mangia tutto. Preparatevi a combattere, c'è un trasmettitore in avvicinamento. Rara così grezza, deve essere l'astro dell'orizzonte di Goddard. Quel macellaio sta cercando di distruggere il nostro trasmettitore? Come al solito, il nostro Newras sa sempre tutto quello che c'è da sapere sui trasmettitori. Ma se dice macellaio, non può essere nulla di buono, eh? Già, non possiamo permettergli di danneggiare il trasmettitore di sua altezza. Andiamo! Ma il cazzo è questo qua? Godardo! Ma cosa vuole questo qua? Vabbè, vediamo con fuoco. La sintesi proiettile impazzito.
Infligge danni fisici pesanti, l'attacco perforante a un nemico, causa debolezza a un singolo attacco tagliente. Si può usare solo dalle retrovie. Attacchiamo. E andiamo con respiro combattivo. Madonna, i danni che fa. Ovviamente lo manchiamo. Bello resistente da ragazzo, Questo cos'è che fa? Probabilità di causare sonno. Va bene. Doppio attacco su Strolla. Ma poi sbambatelli. Cioè, zii, stai calmo. Lentezza di gruppo. Addirittura.
No, buono. No, buono per niente. Stolla. Passa a cavaliere. Potrebbe farmi salvare tipo qua, eh. Precisione dell'illusione di tutti. Non so. Ma che guardi ho fatto? Mancato. Oh, ma che è tutto sto mancato? Ragazzi. E va bene, finché spari lentezza, su strolla. Se mi interessa fino a un certo punto. Mi
無事か先に行ってくれ。どこに加減はしない。さすがだな。ひと手加減はなしだ。やってみる。はあ。よく狙って。これがバディンティの力。苦しむな。ロールの体力が減ってる。距離を取る。ディーラー。体力に振り持った。誰か回復を。ロール。終わったのに。これのために頼んだ。恥ずか。すまぬ。ありがたい。交代する。ライト。あたしデブラ qualcosa。アベントの。culo sbagliato Yastfall non sta colpendo neanche, a parte che c'ha tutte le... tutti i debuff del mondo, eh. Fa doppia burrasca e ci ammazza tutti. Cazzo, dobbiamo farci. Cosa che diavolo dobbiamo farci? Niente. E dobbiamo trovare la sua debolezza. Sua debole a fuoco? Quello col mago? Allora, potrei andare con... lui è resistente... con il viandante, che è resistente a vento. E al posto di Blitz potrei provare con fuoco.
Viandante è l'unico resistente a vento. E quello è ghiaccio, no? Quello è tuono. E debole a vento. Sì, mi serve un po' di... A parte che lei non c'ha neanche... Almeno vediamo se è resistente a qualcosa. Vai. Facciamo i viandanti tutti e due. Allora, a te la bambola dopo il Gengar, puoi anche toglierla intanto. E vai con resistenza. Innesco della brezza, te non ti serve. Vai con forza più 6 e bustina alla menta, la leviamo in favore di magia più 3. Hulkenberg, te comunque puoi ereditare delle tecniche. Arriva confusione, nome del cavaliere, attacco aureo. Spacca testa. Merezio, gli abbiamo dato bot e medi. E a lui invece diamo... al viandante diamo pronto soccorso, ma diamo fendente diagonale, diamogli sminuzzamento che fa più danno, sminuzzamento e riscaldamento. Oh, tosto questo, Gurato. E qua va sul cavaliere magico e abbiamo capito. Oi.
Tu sei debole per caso a fuoco? No. Mahama. Facciamo una curatina a tutti quanti. E te tirargli uno spacca testa. Sti mancati non ci vogliono. Anche sulle anche le magie hanno stroll di male. Vengo a menarti io. Facciamo un medi. Un terzo di gruppo, va bene. Niente burrasca. Ah, perché qua la lentezza non va a ad aumentare i turni, ma a livelli. Quindi conviene difendersi se abbiamo...
Allora, il fatto che non abbiamo agilità è un problemino. Ma basta! C'è 4 li abbiamo fatto. Solo 5 PM? Mancato. Quindi non sono infallibili le tecniche. Ah, ma che spammone che è questo qua. Guarda, spamma. Sai cosa? Secondo me questa è debole a... Questa è debole a tuono, secondo me. Non ho qualcosa che... Dato che spamma vento, provo con tuono.
どうする？いいか？Proviamo. Aspetta anche. Andiamo a Stroll. Il baluardo. Questo qua mi sta dando non poche difficoltà. Vediamo il sminuzzamento quanto fa così. Un po' di più. Se per caso sei debole, ma tu no? Oh. Ho trovato finalmente il tuo punto debole. Dannato. Oh, questo ha fatto male. Attacco 1, agilità meno 1. Dai chat meno 3. これを飲みきる苦しむない。
この守り崩せぬぞ。苦しむない。スロール、素早さが手加減は何だ。やれやれ、覚悟はいいか。シーカー、老人の仕組み、この力で癒しの力よ。助かった。さすがだな。いや、守りを固める。Va bene. Adesso attacchiamo noi uno qualche volta. Estendigli il bonus. E teste comunque in difesa. Di nuovo due livelli, malato. Palle. C'è anche un bel Mateo Kaya da usare in realtà. No. Dobbiamo colpirlo solo un'ultima volta. Finalmente. Sì. で幸せになればいい。老人へのいたわりだ。今回は殺さない。いいか。次はないからな。青いな。
235, magnete della polarità, pillola del saggio. Ottimo lavoro, ragazzo. Ti ringrazio. Nessuno può mettere le mani sul trasmettore sotto il tuo controllo. E ora a tutta velocità. Finché fra voce in capitolo, non resteremo indietro. Koyani Ankok no Yami no Shihai ga otozure koro. Gaisensha wa Yaeichi e to tadoritsuku. Yami wa ooku no kaibutsu tachi ni totte kari no jikan da. Gaisensha o motte shitemo 闇を動き回るのは無謀が過ぎる。怪物たちの息遣いが活気づくのと入れ替わりに、冒険の高ぶりを沈める夜がやってくる。 E noi ci accampiamo. Goddard. Goddard Gunnel, il candidato Rogue che partecipa al torneo. Esperto di demolizione, è stato attivo nella ricostruzione di montagne dopo l'annessione. Dopo la sostituzione da parte di lavoratori più giovani, si è candidato promettendo di creare un sistema pensionistico per aiutare gli anziani. Pur essendo appoggiato da questi, viene accolto male dai giovani ed è criticato per essere parziale nei confronti della longeva tribù dei Rogue e ingiusto con gli altri. Il suo trasmettore, l'astro dell'orizzonte, sempre modesto, ma un veicolo dalle prestazioni elevate, onesto e forte come chi lo guida. Sono già andato in bagno prima. Bravo ragazzo sono. Ripartiamo il tutto. E adesso torni a fare il cacciatore. Il tiratore. Con Medi intanto, sì. Stroll torni a essere il nostro buon guerriero con il pronto soccorso. Allora, adesso imparo un medi a livello 3, schifo non ci fa. Quindi intanto prosegui con il... con quello, almeno usi qualche punto magia anche te. Chiarissima. Ti è in mente di fare? Non dico come si finisca sempre per sentirsi arricchiti quando si aspetta, eh? Chiedo scusa, ero sopra il pensiero. Per caso sei libero in questo momento? Ma certo. Mi spiace assillarti con i miei problemi personali. Scusa, so che devo imparare a controllare le mie emozioni. E ricordi quello che ci hanno detto sulla mia eredità? Che potrebbero esserci degli indizi su dove trovarla ad Alia, il mio villaggio natale? Salviamo la gente del tuo villaggio. Vuoi dire Rangif e gli altri? Giusto. Eppure lui preferirebbe che restaurasse il mio casato. Essere il lord di un feudo casato è l'ambizione di chiunque sia nato con un titolo nobiliare.
stringere alleanze con l'aristocrazia, entrare nelle grazie della famiglia reale e dei nobili più potenti, sposare la figlia di un lord benestante e generare un erede. Se avessi una figlia, la sua mano sarebbe promessa a rampollo di un'altra famiglia nobile fin dalla nascita, mentre se avessi un figlio, dovrebbe seguire il mio esempio accurato. Sembra tutto così lontano dalla mia vita attuale. Cosa vuoi fare, quindi? È strano, ma non sono nella posizione di poter rispondere. So solo che i miei genitori facevano minuziosamente il loro dovere, mentre io vivevo sotto una campana di vetro. Ora tocca a me a raccogliere il testimone. Chi avrebbe immaginato che sarebbe andata così? Ora mi pento di come mi sono comportato con i miei. L'ultimo ricordo che i miei genitori hanno avuto di me è quello di un bambino ingenuo, costantemente viziato da uno stuolo di servitori. Il casato e il suo nome costituiscono le fondamenta di Alia, ma non hanno nessuna importanza se la gente spollata dall'incendio continua a soffrire. Se malgrado questo, mettessi gli interessi del mio casato prima di tutto, non sarei diverso da Lord Ithran. Cosa dovrei fare? Il dubbio mi tormenta e mi annebbia la mente. Ma parlando con te, mi sono schiarito le idee almeno un po'. Ho deciso che voglio andare a cercare l'eredità. È l'unica cosa di cui sono certo. Dov'è il tuo villaggio natale? Vuoi venire con me ad Alia? Sei davvero un tipo generoso, lo sai, vero? Vorrei vedere il tuo villaggio d'origine. Però non mi aspettavo questa gentilezza, dire il vero. Ma visto che entro in medaglia, va bene se lo facciamo la prossima volta che saremo da soli? Un po'. Strolla lo è. Guarda due gli slot delle tecniche ereditate dagli archetipi del lignaggio. Nice. Dovrei essere io a sostenerti, invece ogni volta finisce per succedere il contrario. Ti ringrazio. Diretto in bagno. E a questo punto a Strol diamo una nuova tecnica. Lui c'ha già pronto soccorso, lei non è che gli serva. Seek invece potrebbe essere interessante. Giusto sotto c'è muore e basta. Di ragno. Sembra che siano stati ulteriori progressi nella decifrazione del codice. Forse abbiamo un indizio su una reliquia perduta. Legge il capitolo su Marker. L'elegante calligrafia di Newhouse riempie la pagina. Stando alla ricerca del vecchio, dovrebbe esserci una reliquia nella zona sud-orientale di Marker. Se la memoria non mi inganna, è lì che dovrebbe trovarsi l'abominevole grotta che divora le persone. Dovrei controllare se c'è davvero una reliquia nella grotta sud-est di Marker. Ci stiamo andando? Coraggio... no? Cucina? Ma in cucina posso fare altro, a parte... come convincere chiunque. Eloquenza, ecco qua. Passiamo un po' di tempo, leggi il libro. Eloquenza ce l'abbiamo ancora all'uno e basta. A quanto pare questo libro ti insegna come fare in modo che gli altri siano sempre d'accordo con te. Questa parte copre le basi. Le prime impressioni sono fondamentali nelle negoziazioni. Sì, immagino sia vero. Un sorriso naturale, un atteggiamento modesto, faranno abbassare la guardia all'interlocutore, lusingalo e cerca i suoi punti deboli.
Perché dovrei cercare i punti debili? Per ottenere un vantaggio. Oh, capisco. Mi sembra un po' da codarti. Ma forse è importante fare in modo che le cose vadano come vuoi. Yoshi. Sono sorpresa, non ci avevo pensato, ma immagino che un pizzico di forza possa aiutarne nelle negoziazioni. La tomba abbandonata. さて。 Siamo arrivati, ma il fatto che sia questo il posto che dobbiamo esplorare mi scoraggia alquanto. Siamo qui per una missione, non per divertirci. È qui che dobbiamo cercare l'anello, no? Esatto, abbiamo fatto un mucchio di strada per cercarlo, quindi diamoci da fare. Da dove iniziamo? Mi domando, è un oggetto con una sua storia, vero? Non mi aspetto proprio di trovarlo per terra in un posto del genere. Non lo sapremo finché non proseguiremo. Avverto delle deboli tracce di mostri, fate attenzione. I sepolcri dei nobili potrebbero benissimo custodire altri tesori. Non amo depredare le tombe, ma sarebbe un peccato lasciare lì degli oggetti in perfette condizioni. Va bene cercare oggetti utili, ma non allontaniamoci troppo. Dobbiamo tornare in città prima del tramonto. Let's go. Ikoka. No. Ehi, Gallica, hai un'idea su dove potrebbe essere l'anello che cerchiamo? Posso controllare, ma dubito vedrò qualcosa. No, niente da fare, non ho idea di dove si trovi, ma sembra che qui ci siano parecchi forzieri. Non dimenticare che il nostro obiettivo è trovare l'anello. No. Quel muro mi sembra strano, ma non si muove quando provo a spingerlo o a tirarlo, che sia un normale muro. Eh? Qualcuno è proprio interessato a quel muro, eh? Ci sono dei segni insoliti. E dove devo andare? Altro che forza, è una trappola? Ok, è quello di cui parlava prima. Ok, è debole a luce questo. Puttana, è un treno questo, altro che...
どうする？Va gestito sempre il party in tutto il suo. In tutto quello che facciamo. Proviamo così. Che altro come faccio a rubarmi? Non posso rubarmi? E va bene qua. Normale. Ma te non avevi il cavolo de non avevi il cavolo di come si chiama, di pronto soccorso? Lamete
壊する。ここは守りだ。ガンナー。違うな。加減はしない。光よ、あとはが正義にかけて。Accessorio misterioso. Diventa un casino. Ah, perché pronto soccorso posso usarlo, fosse solo fuori dalla battaglia, giusto. Comunque, dicevamo, Pecker torna a usare lui. E intanto stai bene così. E io torno a usare Medi. Resistenti a questo, ma deboli a questo punto alle botte così. ついていこう。当たれ。
Allora, il tiratore in sto dungeon non va, ma non va proprio per niente, o no? Magnete dalla polarità previene la paralisi. Innesco che serve a lanciare semplici incantesimi di recupero. Permette di usare la tecnica di recupero base e devozione del mago. Medi? Ah. Interessante. Emblema di un nobile. Infinity... viene il sonno stolla e a questo punto vatti a imparare pure tu il guaritore. E Merez a questo punto va a fare il mago. Teniamo la verca addosso, va bene. Mazza della luna piena, gilet di Damasco. Cappello ignifugo e... prendi questo. Kazu,
Non gli ho dato ama. PS consuma. Devo dargli ama. Senza quello, ma non andiamo da nessuna parte. Minchia, tutti e due li ha addormentati. Con
の力で輝け。Una volta spacca testa, mi tiene addosso tutto, cazzo. Che palle. Ottimo. Sacrifici che ti prende a parte, castrollo. A posto degli scheletri che non sono deboli a...命のつなぐ力。
邪魔だ。大丈夫、連携しよう。よし、行け。炎よ、強い。行くぞ、燃えろ。で最後だ。よし、やめる。こんなところで、questi sono solo deboli a percosso. E le tue che non sono deboli a luce. Ma che cazzo? E scheletri sono non deboli a luce. なるほど、興味深い。これはね、いいか？頼んだ。もちろん。新たな技だ。敵がいるな。キャッキャッカッ。よし、やろう。戦闘開始だ。
最善を尽くさないと寝てろ。相手をよく見る。これで終わりだ。癒しの力を、王者の魂をここに。間合いを取る。ヒーラー光よ。まだ耐える。そうだ、僕シュー。俺残り2つ状況を確認する。はっ、ヒーラー、まだ倒れるわけには。感謝する。ありがたい。正義のこと。相手をよく見る。これで終わりだ。癒しの力を。それ最後。寝てろ。仕上げだ。やるものだ。バルネ。これで終わりだ。大丈夫。やる。貴族として責務は果たすさ。寝てろ。金の力。あと2つ。お見事ヒルケンベルグ。まだだ。下がれよ。この力で突き上げろ。さてどうするか。はあ、粉々にしてやる。最後だ。まだトロール行けるよ。まだ終わらん。これで終わりだ。恥ずかしくて行くぞ。光よ。王者の力、この身に破れ。No, vabbè, non ci credo. Ha pugni chiodato. Così quasi a me viene da cambiare mia inizio poi. Cambiare mia inizio e... e a renderlo anche lui lottatore. Fuck.
Ma sbaglio, è cambiata la stanza. Non posso neanche venire ogni volta qua contro questi a fare tutta sta menata. A me piacerebbe tornare all'inizio, perché vorrei chiudere qua, e dato che siamo letteralmente a inizio game. Questi sono scheletri, no? Punto il nostro caro Merezio, lo facciamo anche lui lottatore. Naruhodo, kyoumibukai, kore wa ne, ii ka? Tanonda, mochi. Naruhodo. Yoshi, mata tsuyoku natta zo. Bravo, vieni qua dove c'è aperto. Io stavo dicendo, esco, e dato che siamo proprio a inizio dungeon, lo facciamo domani. Quindi, ragazzuoli,
buonanotte.